Praticamente ogni giorno nuove mod vengono annunciate. Oggi torniamo su Path of Titans, testando quella dello Utyrannus Uali. Fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti e adesso vi lascio al video. Lo Utyrannus era un dinosauro teropode facente parte della famiglia dei Proceratosauridi. Ha vissuto nel Cretaceo inferiore circa 124 milioni di anni fa. I suoi resti furono ritrovati nella provincia di Liaoning, in Cina, ed è attualmente considerato il più grande dinosauro piumato mai scoperto. Siccome i tre esemplari noti di Utyrannus sono stati ritrovati assieme, alcuni paleontologi hanno ipotizzato che questi animali vivessero in branco o in nuclei familiari. Questa caratteristica si rispecchia nel gioco, infatti questo dinosauro possiede molte abilità che lo rendono un formidabile cacciatore quando è in gruppo con altri della sua specie. Come nello scorso video, nemmeno un attimo di pausa e vengo subito targettato da un piccolo dinosauro con una colorazione molto strana. Avrei dovuto rivalutare la mia decisione di continuare a morderlo faccia a faccia, ma alla fine è andata bene. O forse no. È assurdo come ogni primo tentativo vada sempre male in questo gioco. Comunque vi salto tutta la parte della crescita, o perlomeno una piccola parte. Dopo essere stato FK per almeno, un'ora, sono ritornato nel punto in cui quel Quetzalcoatl mi ha ammazzato e mi sono unito ad un altro gruppo. Un piccolo ceratosauro ha deciso di sfidarci. Ebbene, non vi dirò altro. Nemmeno scacciato il ceratosauro che i miei colleghi decidono di combattere un allosauro. Questo gioco sta diventando sempre di più Jurassic Fight Club. Comunque vi salto la battaglia, vi faccio solo vedere che uno dei miei amici muore e poi ci allontaniamo con la coda tra le gambe. Sia per me che per il dinosauro si stava facendo tardi, quindi decido di andare a letto e continuare il giorno dopo. La mattina all'ora in bocca, quindi ho deciso di partire per una destinazione sconosciuta, semplicemente tirare dritto. Dopo più o meno mezz'ora di viaggio si stava scatenando una bufera, quindi mi sono rannicchiato in una sorta di caverna e ho aspettato che tornasse il sole. Guardate che belle inquadrature, ragazzi, cioè vi giuro, sto mettendo questo segmento solo per questo, non perché sia successo qualcosa di interessante.
Questo T-Rex non era messo bene, quindi decisi di stalkerarlo per un pochettino e aspettare il momento giusto. Dopo un po' di tempo e il calare della notte, era il momento di entrare in azione. Per questa battaglia non ci sarà commentary, dato che parla da sola. Ci becchiamo all'outro. We'll be right back.
Bene ragazzi, le avventure del nostro Yutiranno per oggi finiscono qui. Fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti. Io vi ricordo di lasciare like, iscrivervi e condividere per aiutare il canale a crescere. E detto questo, noi ci becchiamo in un prossimo video. Ciao ciao!